Mi trovo qui a Ruviano per il documentario Seconda Guerra Mondiale vissuta a Ruviano stesso e ho il piacere di intervistare il signor Sergio Morelli, classe 1939. Cosa ricorda dei tedeschi? Allora, per quanto riguarda, diciamo così, i tedeschi, gli posso dire ben poco, perché qui non siamo stati troppi disturbati, diciamo così, e all'età che ci avevano, insomma, piccoli episodi che venivano a rastrellare i giovani da mandare a Cassino. E più di questo non mi ricordo, diciamo così, a parte il fatto che le battaglie che facevano quando stavano gli aerei americani o degli alleati, come dicevano allora, e guardate là ce n'è uno che sta proprio andando su Napoli, vedi, era un aereo, e in quella parte lì loro si combattevano tra di loro. Cosa ricorda degli americani? Gli americani qua veramente ci sono venuti, diciamo così, quando hanno saputo che era caduta l'aereo e che c'era una bomba inesplosa, ma gli americani erano italiani piuttosto, diciamo così, alleati, e hanno messo qui un guardiano a sorvegliare la bomba finché nel 48 poi l'hanno fatta scoppiare pure quella e si è pacificato tutto. Molto interessante l'episodio celebre dell'aereo. E come diceva, da qui noi osservavamo, diciamo, i combattimenti aerei che si svolgevano sopra le nostre teste qua. Alle volte al riparo dove eravamo ci cascavano addirittura le schegge sulle teste. E un giorno, insomma, c'è stata così furia di battaglia che tre o quattro aerei furono colpiti. Uno di quelli si aggirava qui, diciamo così, in fiamma, sopra il comune di Ruviano, dove tutti il personale dell'aereo si lanciarono con i paracadute, chi andava da una parte e chi all'altra, mentre invece il pilota tentò in tutti i modi di portare l'aereo il più lontano possibile dal centro abitato. E dal portellone abbiamo visto uno che ci faceva segno con la bandiera di scappare perché si dirigevano verso il bosco, qui proprio davanti a noi. E siamo fuggiti, ma a stretto giro, diciamo così, a poca strada, quando l'aereo è atterrato e abbiamo sentito che sono scoppiate delle bombe di cui, diciamo così, i pezzi sono volati via, un copertone con tutta la ruota e l'asse andò addirittura a sfondarmi il tetto della casa qua, dove il timbro che mi mise. Il copertone infuocato è rimasto fino al 72, quando poi ho modificato la casa e ho demolito le dovere. Ma qualche suo parente o qualche suo amico di Ruviano è stato coinvolto in qualche episodio spiacevole? Poi, diciamo così, ho sentito parlare di quelle che sono andate in guerra. Ne ho conosciuto uno che è stato in Russia e che nel rientrare purtroppo è rientrato con metà piedi, perché l'altra metà erano congelate e sono state costrette a tagliarli per poterla salvare, diciamo così. Signor Morelli, io vi ringrazio per la vostra disponibilità e vi auguro una buona giornata. Io vi ringrazio di essere venuto da me, che quello che ho potuto fare l'ho fatto, speriamo che voi l'adoperate a buon fine e che, diciamo così, ecco, un pezzo di storia si tramanda per i giovani che non sanno quello che noi abbiamo passato in quel momento. Grazie. Grazie a voi.